Ciao a tutti e benvenuti nel decimo episodio del gameplay del mio The Sims 4. Ebbene sì ragazzi, abbiamo scoperto che Daryl non è esattamente quello che sembra. Non è un giardiniere, bensì un poliziotto che lavora con il papà di Jordan e per il papà di Jordan e che sta svolgendo delle ricerche proprio sulla Vampire e su quello che sta combinando. Che ne pensate? Allora, ve lo aspettavate? Spero di avervi sorpreso. Dunque, siamo qua a casa sua e lui è teso perché ha bisogno di divertimento, ha fame ed è anche stanco. Vabbè, adesso per l'energia gli facciamo preparare un bel caffettino. E ha intenzione di telefonare a Jordan e di invitarla a ballare un po' con gli amici, forse. Non lo so, vediamo come si mette la situazione. Vuole andare a ballare nella discoteca Pan Europa, se non sbaglio, di Windenburg. Quindi rimaniamo in zona. Perché sente proprio il bisogno di divertirsi, vuole scaricare. E sta lavorando tantissimo, poveretto. Adesso si fa questo bel caffè, così si riprende un pochino, dopodiché, ecco qua, si alza la fame e si alza anche l'energia, poco, però si alza, dopodiché mi chiami Jordan e invita un club ad uscire, no, facciamo, invia un sms, le invierà un sms, dove le chiede Jordan, dunque, preparati perché passo a prenderti e andiamo a ballare. E guardate qua la barra, vediamo un po' che cosa dice. Interesse romantico, è presto per dirlo, ma potrebbe esserci qualcosa. Se lo sa il papà di Jordan, povero Daryl. Vediamo un po'. Dove sta andando? Ah, sta andando a mandare l'SMS. Se ne va qua. Ora scrive a Jordan, guardate, lui qui ha Cosmo, ha un gattino. Adesso se ne va in bagno e vi faccio vedere Cosmo. Eccolo qua ragazzi, guardate che patatino! Che patato Cosmo! È troppo carino! Piccolo, guardatelo, amore! Ha di nuovo fame. Va bene, appena finisci Daryl, fatti bello almeno. Ok, uscita a coppie con Mina e anche Salim e ce ne andiamo qui. Ah, ecco, era la Pan Europa che io ho modificato un pochino e l'ho chiamata Disco 50. Non ho modificato tanto, eh. Siamo arrivati, ecco qui la discoteca. Stanno entrando, che okay, vi metto anche il tetto così la possiamo guardare per bene. Eccola qua, non è chissà che cosa, eh. Ho modificato giusto un po' l'esterno con questa carta da parati così messa a casaccio, ve lo giuro. E dentro non è cambiata tantissimo. Ecco, guardate, vi faccio vedere un po' così. Ecco qui, c'è il bar con le sedute. Queste sedute anche qui rosse con questo pavimento che mi ricorda molto quei locali americani anni 50 in stile grease con la pista da ballo qui, i bagni, c'è anche un piano superiore, vi faccio vedere, eccolo qua, tipo privé, sì, basta così. Dov'è Daryl? È stanco, morto, poveraccio. Però entriamo e visto che ti devi divertire, caro il mio Daryl, vieni qua e balliamo tutti quanti insieme. Oh, bellissimo. Ovviamente ci sono sempre i fan. Oh, la reputazione è buona. Ci sono i fan di Mina. Tesoro, balla un po' con Jordan. Spettegola. Lui comunque si manteneva anche l'altra sera. Infatti è stata Jordan a fare il primo passo, Che carino. Jordan è sempre molto positiva come persona, nonostante l'aria al lavoro sia particolarmente difficile adesso.
Sì, ho rimesso un po' la musica, guardate come si stanno divertendo. E parla un po' anche con Salim, con Mina. Infatti, guardate, lui si mantiene comunque distante. E la cosa mi fa pensare, ragazzi, ma secondo voi Daryl è realmente interessato a Jordan? O si sta avvicinando a lei solo per lavoro e per scoprire che cosa nasconde il Daily Planet? Fatemi sapere, perché a questo punto, il dubbio c'è. È veramente interessato a lei? No, boh, chi lo sa? Intanto qua ci si diverte come i matti. Ah, questa è una sua collega, una simina che ho creato io, Selina, con cui lui ha avuto anche un piccolo flirt. Vi faccio vedere. C'è il club che si chiama Distretto di Polizia, ovviamente, questi sono i suoi colleghi, ci sono i gemelli Rivera. E c'è Selina, guardate, c'è la barra qui, però sono rimasti comunque in buoni rapporti, hanno avuto solo un piccolo flirt. Si scatenano, si scatenano. Ah, è tornato il DJ. Allora, Daryl si è avvicinato qua a Jordan, però ovviamente c'è talmente tanto caos che non si riesce a parlare. Ad ogni modo, gli ha chiesto un po' come si trova nella nuova casa e se si sente più tranquilla. Se Caleb, le ha dato qualche altro problema al lavoro, Jordan semplicemente dice: "No, guarda, Daryl, io in questo periodo, queste mattine al lavoro non l'ho visto per niente, quindi sono abbastanza tranquilla, ti ringrazio." E lui giustamente esprime ammirazione. Jordan, ti ammiro per il modo in cui stai reagendo. E poi niente, tornano a ballare. E visto che lui, vabbè, è stanco, però ha anche fame, dopo li farei andare tutti quanti qua, siediti insieme. E ti prendi patatine fritte, sì. Visto, non è stato stravolto il locale, almeno l'ho costruito tantissimo tempo fa, quindi non ricordo neanche com'era, però penso di aver cambiato pochissimo e aggiunto questa zona qua con la chiusura. C'è Jordan che parla con Mina, probabilmente sta raccontando anche a lei e vorrà sapere, ma hai parlato con Penny? E Mina, beh, sta guardando Salim, perché c'è questa ragazza qui con i capelli rossi che si infila sempre vicino ai nostri maschietti, perché ci sono delle belle novità anche per loro due. Seguiamoli, seguiamoli i nostri, vediamo, carini, si siedono insieme. Tu parla comunque, fai delle facce buffe. Ma Mina e Salim sono andati via. Sì, stanno andando via. Vabbè, almeno la raggiunge. Sono le 4, lui dovrà andare al lavoro. Oh. E adesso, insomma, la rallegra e facciamo qualcosa di romantico, no? Tipo un flirt. Vediamo un po'. Lui qualcosina fa. Insomma, alla fine deve riuscire anche ad entrare al Daily Planet e, perché no, estorcere qualche informazione alla nostra povera Jordan. Che ci sta, ragazzi? A lei Daryl piace, mi sa. Ma piace davvero. Ecco qua che lui giustamente le chiede: "Ma hai mai notato qualcosa di strano nel Daily Planet? Non so. Secondo te perché la Vampire vuole prenderlo?" E Jordan giustamente: "No, non ho mai notato niente di strano." Perché Daryl come può chiedere a Jordan se ha mai visto un qualche ingresso particolare?
È un po' difficile. Dove è andata? Raga, lui ha il desiderio di stringerla. Stringi Jordan! Vabbè, è svenuto. È molto flirtante. Oddio! Che figura. Jordan, quest'uomo è letteralmente caduto ai tuoi piedi. È lui che ha il desiderio di stringerla. Glielo facciamo fare. Vediamo se esce. Amore, è già nello stanzino. Lui se la stringe e nell'orecchio le bisbiglia. Jordan, sai per caso se il Daily Planet ha un seminterrato, un magazzino, qualcosa di sotto? Daryl, non ne ho idea, non credo, no. E qui per Daryl non c'è scelta, deve assolutamente trovare Jay. Guardatelo. Mina e Salim se ne sono andati e lui sta facendo tutto ciò da appena dopo che sono andati via loro. Guardatelo, guardatelo. Ah, ma lo stanzino è questo. Cioè, davanti a tutti? Che bricconcello. Però hanno solo amoreggiato. Per cui adesso le dai un altro bacio e poi la riaccompagni immediatamente a casa. Anche perché se ti scopre il tuo capo, ti uccide, caro Daryl. Ma quale casa, ragazzi? Siamo tornati nel locale che vi ho fatto vedere già in qualche episodio fa. Lepre porcospino, perché sì, come ogni uscita di weekend che si rispetti, c'è la colazione. La colazione alle 7 del mattino e quindi noi ci prendiamo un super tavolo qui fuori. Vediamo qual è la vista migliore qua. Vediamo. Ci prendiamo questo. Sì. E facciamo colazione con Jordan. Qui. Adesso Daryl va a chiedere il tavolo. E ci accomodiamo. C'è anche nostro fratello. No, ragazzi. Guardate chi è venuto a fare colazione qua. Nostro padre, nostra madre e anche nostro fratello. Daryl, sei nei guai, sei nei guai. Mamma mia, no, io voglio vedere, ma se lo nota? Non l'ha visto, almeno così pare. Così pare? No, e adesso ci ha visto per forza. Oh mio Dio. Però potrebbe sempre pensare che insomma, sta lavorando. Guardate che bellina Jordan. Le ho messo questi capelli molto molto carini. E lui che continua a svenire, Dio santo. Questi capelli qui, troppo bellini. E gonnelline, maglioncino, non sono dei cicci. Però non ho resistito. Questi stivali con la calzata alta. Me ne sono innamorata. Perché io ne ho un paio uguali, no? E le stanno troppo bene. Adesso lui sviene, ma ci vediamo tra poco. Allora, Daryl è rinvenuto. Ci prendiamo un bel caffè arabico per Daryl. Mentre Jordan si prende caffè macchiato, dolce cappuccino. Jordan prende il cappuccino perché è una colazione. E come ogni colazione che si rispetti, ragazzi, cornetto per entrambi. Brandon avrà pensato che Daryl sta lavorando. Io faccio foto, ragazzi, non fateci caso.
Grazie, ok. E lui giustamente le chiede un po' di cose. Lei sta flirtando. Oddio, ragazzi. Parlano un pochino e lui insiste ogni tanto nel chiedere sicura che, insomma, Caleb non ti ha dato problemi. E lei no, assolutamente, non l'ho visto per nulla. Ma perché tutte queste domande? E lui no, no. Così, sono curioso, sai, io mi preoccupo per te. Lui cioè, questi due continuano a flirtare, io non sto facendo niente, raga. Cioè, stanno facendo tutto da soli. Stanno facendo tutto loro, eh. Non sto facendo niente, giuro. Infatti, voglio vedere la relazione. Cosa c'è? Piccioncini! Un legame tra cuori curiosi. Sta nascendo una bella storia d'amore. Mio Dio, si stanno innamorando. Io questo non l'ho studiato, ve lo giuro. Ve lo giuro. Quanto ci mettono a portare le nostre cose? Lei ovviamente gli chiede: tu come procede il lavoro? Mi avevi detto che eri stato promosso. E lui: sì, assolutamente. Guardate, ti ricordi quella volta che ti ho detto che ero stato promosso per la cena? Dobbiamo organizzarci perché voglio replicare. E lei: certo, con piacere. E finalmente arriva il nostro cibo. Vediamo un po'. Ma normale. Normale. Ah, ok, c'è già tutto. Lei è super felice, ragazzi. C'è anche una bellissima giornata, anche se con un po' di vento. E si stanno godendo questa meravigliosa colazione in questo bar, in questa zona di Windenburg, che io trovo essere veramente molto bella. Windenburg ha degli scenari veramente molto belli, molto molto belli. E lui sta saltando il lavoro, ragazzi. Vabbè, ma tanto adesso la saluta con un bacione e lo manderò a lavorare. Ragazzi, stanno flirtando da soli. Vedete, io non ho spinto nulla ancora. Fanno tutto da soli. Vabbè, hanno finito di mangiare, d'accordo. Facciamo, termina e paga il conto. Le dai un bacettino, ma proprio una cosa stupenda. Mandale un bacio e poi fuggi al lavoro. Ciao tesoro, ci vediamo più tardi, ci vediamo in serata. E Jordan rimane qui. Per cui adesso Daryl se ne va al lavoro e io passerei molto volentieri al comando di Jordan. Ci vediamo tra pochissimo. Bene, siamo passati qui da Jordan, siamo al suo comando e lei è al telefono perché dal pannello qua dice che lei è in ritardo per il lavoro, no? Doveva andare a lavorare. Ma che cosa ha fatto? Essendo uscita con Daryl e poi si è fatto anche tardi, lui l'ha salutata, è andata a lavorare. Per non incontrare Caleb, che ha fatto? Ha telefonato al lavoro e si è data per malata. E ha risposto proprio Caleb, dicendole: mi dispiace saperlo, rimettiti presto. Eh sì, non andrà al lavoro oggi. Però la nostra Jordan ha da fare qualcosa di importante perché c'è una situazione che ha lasciato in sospeso, per cui noi inviteremo nel lotto attuale la nostra amica Penny e magari Mina lasciamola stare. Invitiamo proprio Penny. Penny, quando finisci di lavorare, passa da me in questo alle prepo Procospino, sai, mangiamo qualcosina insieme. E Penny arriverà molto presto. Lei la aspetta. Guardate che carina. Nel frattempo che lei aspetta, mi sa che è già arrivata. Eh sì, mi sa che è già arrivata Penny, perché ho visto il vai qui insieme. Ah, eccola qua. Vai lì, chiamala da te subito. E
Abbracciala immediatamente. Ciao. Ragazzi, anche Penny ha cambiato look. Guardate quanto è carina. Tesoro, ciao. A me fa sempre una grande tenerezza questa ragazza, questa Penny. Poverina. Mina, lei ha detto qualcosa, non sappiamo esattamente che cosa. Però Jordan giustamente voleva sapere un po'. Così, visto che c'è vento, ce ne andiamo dentro. Vediamo un tavolino che possiamo prendere. Vediamo se metto il muro. Ci possiamo mettere uno da due però. Qua? Sì, chiediamo questo tavolo che poi era quello con che abbiamo preso con Jay. Chi è questo? No, vabbè, guardate questi qui come amoreggiano. Mio Dio! Penny è qui fuori che parla con Moira. Vabbè, ad ogni modo, è il tavolo che avevamo preso con Jay comunque. È sempre molto carino, appartato. Mi piace quel tavolo, se capito. E ci accomodiamo con la nostra amica, perché dobbiamo parlare e capire che cosa è successo. Ok, siediti. E ordiniamo per il tavolo. Oggi giornata fuori. E vediamo che cosa si prendono questi due. Io direi che un bel succo con... No, succo con ghiaccio no. Facciamo che si prendono un tè al ginseng fumante per Jordan. E un tè verde salutare per Penny. Non si sa mai. Vediamo che cosa si prendono. Con cosa accompagnano questo tè. Allora, ma un bel toast francese per tutte e due. Sì, mi piace. Ah, a posto. Che t'ha detto Mina? Condividiamo idee. Facciamo un po' le vaghe. Senti, Penny, hai parlato con Mina? Tutto a posto? Penny, molto tranquilla. Sì, Giorgio, non ti preoccupare, tutto a posto. Mi sono vista con Mina, siamo andate a prendere qualcosa da bere al bar del Daily e quindi sì, siamo state insieme, tutto a posto. Jordan è un po' strano, è un po' perplesso, per cui senti, ma con Akira come va? Che mi dici di Akira? Vediamo Penny, come vedete lei è molto molto tranquilla. E non so, starà fingendo? Per far stare le sue amiche tranquille? Oh mamma mia. Oh mio Dio, raga. Cioè, lei è ancora innamorata. Cioè, talmente innamorata di Akira. Non ne vuole sapere. Deduco. Oh, deduco che Mina abbia fallito nella sua missione. Per cui Jordan le risponderà: ma come sei ancora innamorata? Ma stai scherzando? Non possiamo denigrare un altro sim. Forse è in perfido. No? Denigra un altro sim, esatto. Senti, ma guarda che Akira, cioè, non è quello che sembra. Guardate. Eh sì, ragazzi, guardate, Mina aveva fatto flop, per cui lei aveva risposto di essere innamorata e Jordan un po' perplessa. Le ha detto, ma senti, sei sicura? Guarda che io ho scoperto che lui si vede con Akane, sono fidanzati. E guardate Penny, ma è terribile, ne parlerò certamente con Akira. Allora, probabilmente Mina non è riuscita a dirle nulla. E Jordan, giustamente... È rimasta un po' perplessa. Jordan è rimasta un pochino male. Ma io speravo che Mina ti avesse detto qualcosa. Ma sì, vabbè, mi aveva accennato qualcosa, però io non immaginavo quello che mi stai dicendo. È terribile veramente. Non l'ho visto solo io, Penny. L'ha visto anche Connor.
Cioè, Penny è rimasta veramente male, però adesso loro si godono questo bel pranzetto che è arrivato alle 4 e mezza del pomeriggio. E Jordan le fa: senti, ma perché non provi ad uscire con Connor? Senti, che te ne pare di quest'idea? Cioè, lascialo stare a quello. Che ne pensi? Vediamo che cosa dice. Oh. Connor sembra un buon partito. Mi presenterò appena lo vedo. Però, ok, Connor sembra un buon partito. Jordan, ci faccio un pensierino. E si godono questo pranzetto. Parlano ancora un po' di cose, del lavoro. Facciamo, vediamo un po'. Chiedi della sua giornata. Sta cameriera che non si toglie. Raccontiamo qualche barzelletta. Vediamo un po'. Aneddoto divertente. Però guardate, lei è rimasta un po' dubbiosa, come se lei, essendo innamorata, non ci crede davvero. Benissimo, siamo tornati qui a casa. C'è vento, però ci portiamo qua Penny. Andiamo bello qua dentro, facciamo un bel giro per casa, le facciamo vedere un po' che magnifico lavoro hanno fatto Sadie e Drake. Magari se metto play è meglio. Guardate che vento, con tutte le foglie d'autunno che volano. Questi effetti di Seasons sono bellissimi, belli. E adesso eccole qua che entrano. Jordan le mostra un po' la cucina, poi la porta qua fuori. Perché non possono andare? Vabbè, Jordan deve andare anche al bagno, quindi. Io sono abituata, sono andata qua per il bagno. Va bene, usa il bagno. Penny dove sta andando? Vabbè, tanto poi la richiamiamo. Specialista consegna pizze. Ottimo. Via, Giorgio. Dove hai messo la pizza? Mettila immediatamente qui. Siediti e prendi una fetta insieme. Oh, meraviglia! Oh mio Dio, ma è un film d'orrore sui vampiri! Ma io avevo detto innamora Sim. Stanno passando questa bellissima serata insieme. Loro due. Guarda i Sim morti viventi con Pen. Vabbè. Diamo la chiave da. No, dai. Racconta barzelletta sui politici. Parla della temperatura fresca. Che carine che sono. Ragazzi, secondo voi Penny come l'ha presa realmente? Ha detto a Jordan che quello che aveva scoperto era ovviamente terribile, ci mancherebbe. Però è molto, molto strana. Secondo me lei non ci crede. Secondo me lei non ci crede ed è tutto un complotto per farla mettere con Connor. Non lo so, non lo so. Ma secondo voi? Come reagirà? Come si evolverà questa situazione? Penso che per questo episodio è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo. Grazie per essere stati con me. Vi do un abbraccio forte forte. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!